Avete mai desiderato usare un gioco che avete sul vostro cellulare su uno schermo più grande, magari su un computer? Bene, io ho scoperto come fare e ve ne parlo in questo video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Io sono Mr. Fra e oggi vi parlo di come usare un gioco progettato per i cellulari anche su un computer. Prima di iniziare vi dico che è veramente un'operazione molto semplice, non servono particolari competenze informatiche e per fare questo bisogna installare un'app su un computer, ovviamente o Mac o Windows, che si chiama emulatore di sistema. Che cos'è un emulatore di sistema? È un'app che riproduce il comportamento, cioè simula il comportamento di un sistema operativo, in questo caso per i cellulari o Android o iOS, sul computer, in modo che si crei una finestra che contiene un intero sistema operativo progettato per stare sul computer. Esistono emulatori Android ed emulatori iOS per i vari tipi di cellulari, perché sono questi due sistemi operativi più diffusi. In questo caso vi parlo della mia esperienza, perché io ho provato con un emulatore Android, visto che ho un Samsung come cellulare, e l'ho provato su un PC Windows, che è appunto il mio Lenovo IdeaPad S145. Premessa, nessuna app che nominerò in questo video mi sta pagando per fare il video, non è un video sponsorizzato. Bene, allora, io ho installato un'app su computer che si chiama BlueStacks, è appunto questo emulatore di sistema, è un emulatore Android, perché in questo caso io utilizzavo, come ho detto prima, un Samsung come telefono, e installato questo BlueStacks, questa app, sono andato subito a cercare su Play Store un gioco che io desideravo veramente provare su un computer. Questo gioco si chiama Real Racing 3, è un gioco di corse automobilistiche e ha la grafica migliore che io abbia mai visto in un gioco per cellulari, per cui ero molto interessato a vedere come si sarebbe comportato su uno schermo più grande, su un computer. Non ho completato l'installazione di Real Racing perché è un gioco molto pesante e non avevo abbastanza spazio sul disco rigido, però ho fatto la gara di prova e ho potuto vedere un po' come girava questo gioco. Vi dico subito ragazzi che è bello sì provare dei giochi di Android o di iOS su un computer, ma bisogna anche calcolare che essendo giochi progettati per un cellulare, a volte la grafica non è delle migliori, perché il meccanismo è lo stesso di quando voi magari prendete una foto che sul cellulare è venuta molto bene, magari avevate un cellulare con una fotocamera non delle migliori e nello schermino sembrava molto bella, poi magari quando la andate a mettere sul computer sgrana un pochino. Ecco, lo stesso meccanismo avviene con la grafica dei giochi per i cellulari. Real Racing 3 ha una delle grafiche migliori che io abbia mai visto per essere un gioco mobile, ma su computer sgranava un pochino. E inoltre appena ho fatto il tutorial diceva ad esempio di inclinare il dispositivo anche se avevo il computer, ma dopo si controllava con le freccette ed è una cosa un po' scomoda, diciamo che è più facile inclinare il cellulare per girare e far finta che sia un volante. Ovviamente avendo un emulatore di sistema sul computer voi potete non solo giocare ai giochi ma utilizzare anche delle app che sono apposta fatte per i cellulari, che potete però trasportare sul computer, come Instagram, WhatsApp, anche se ormai ci sono le app anche per i computer, ad esempio c'è Instagram Desktop, WhatsApp Web. Comunque io vi consiglio di provare questa tecnica per le app che non si trovano su computer, su Microsoft Store. Ovviamente questo procedimento è attuabile, diciamo, in tutte le situazioni, ovvero Android con Windows, Android con Mac, oppure iOS con Windows, iOS con Mac e viceversa. Magari quello che ho detto sarà sembrato scontato ad alcuni di voi, però volevo darvi questa informazione perché è molto interessante provare anche dei giochi che sono stati progettati per i cellulari su un computer più grande. E può darsi in alcuni casi che la grafica sia lo stesso buono anche su un computer. Ad esempio adesso mi viene in mente un meccanismo inverso che potrebbe far pensare che la grafica sia migliore su computer, ma invece non è così, che è appunto Asphalt 9. Questo gioco infatti è stato progettato per due dispositivi diversi, ma anche è stato progettato in due modi diversi. Su computer infatti io ho trovato una grafica migliore per Asphalt 9 rispetto al cellulare. Ma come vi ho detto è un caso particolare che non rispecchia quello che succede poi con emulatori di sistema, perché come vi ho detto prima questo è un gioco che è stato progettato in due modi diversi per due dispositivi diversi. Però lo scopo di questo video era informarvi che è possibile fare questa cosa, io non ci credevo all'inizio ma è veramente possibile ed è anche divertente provare a usare dei giochi per cellulare su computer. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se ci avete mai provato o lo sapevate già, fatemelo sapere nei commenti. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se vi piacciono i video che faccio
e di attivare la campanella delle notifiche, in modo da ricevere con una notifica i prossimi video che pubblicherò. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima!